Bene, continuiamo ad incontrare i sindaci del nostro territorio in questa nostra nuova trasmissione, Storia di un mandato, e siamo in compagnia ora di Ennio Semeria, sindaco di Rezzo. Benvenuto e bentrovato. Buonasera, grazie a voi. Allora, anche per il comune di Rezzo, che è nell'entroterra imperiese, si conclude questo mandato amministrativo, un mandato che è stato caratterizzato da quali progetti e su cosa si è sviluppato il vostro lavoro? Ma l'amministrazione si è puntata essenzialmente sulle energie pulite, sull'energia idroelettrica, sui pannelli solari, in quanto davano la possibilità di contenere le spese, perciò di avere qualche risorsa in più disponibile nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, che negli ultimi anni non è senz'altro stata cosa facile mantenerla in equilibrio. E pertanto, oltre una scelta, penso, giusta e con a basso impatto ambientale, sia l'idroelettrico che i pannelli solari senz'altro daranno al nostro comune un miglioramento qualitativo di vita e una minore spesa appunto sui costi dell'energia. Quindi un doppio vantaggio, insomma, da un lato l'aspetto economico, dall'altro quello ambientale. Senz'altro, la direzione amministrativa era quella appunto di cercare di avere una maggiore disponibilità finanziaria e di mantenere intatto l'ambiente, in quanto Rezzo appunto fa parte del Parco Alpi Ligure, ha un ambiente per sé già salvaguardato al massimo. Di conseguenza attualmente noi siamo senz'altro tra i comuni più verdi della provincia o della Liguria, in quanto produciamo più energia pulita di quella che consumiamo come comune. Abbiamo un impianto solare sui campi polivalenti multifunzionali da tennis di 3 kW, un 13 kW li abbiamo sull'edificio comunale, abbiamo una centrale idroelettrica da 13 kW all'ora su acquedotti irrigui nella zona del santuario di Rezzo e abbiamo una centrale privata, comune ha una partecipazione sui terreni, sull'allocazione, che produce 1.200.000-2.300.000 di kilowattora e più o meno riesce tutti gli anni a superare, a stare sul milione di kilowatt. Perciò noi diciamo, oltre ad avere la faggete più grande, oltre ad avere un verde immenso, abbiamo anche energia pulita, in quanto nel comune chi adoperi ancora petrolio o derivati sono pochissimi, ormai c'è pellet, solare anche nel privato e di conseguenza ci riteniamo una zona sana, una zona integra, una zona pulita, un clima salubre per chi ancora vuole venirci a trovare e abitare ancora i nostri paesi. Beh, dovrebbe essere preso sicuramente ad esempio anche da comuni più grandi. E poi altri progetti su cui avete lavorato? I progetti più grandi appunto sono stati questi. E siamo dovuti intervenire purtroppo in emergenza su diverse frane. Abbiamo speso l'ultimo intervento più grosso finanziato dalla Regione Liguria, assessorato Paita e giunta Burlando, è stato un intervento su una frana che collega il quartiere Castello, la chiesa col cimitero, per capire, e che senz'altro come comune avremmo avuto grosse difficoltà se non avessimo avuto l'aiuto della regione a sistemarla. Abbiamo poi investito sulla pulizia dei ri, in quanto la manutenzione senz'altro aiuta a preservare e a mantenere più stabile tutto il territorio comunale. Le risorse purtroppo sono state poche, nei 5 anni siamo riusciti a spendere 50-60 mila euro, che non sono tantissime per un comune piccolo come noi, sono già risorse valide. E siamo intervenuti anche sulle strade, avevamo un dissesto sulla pavimentazione del ponte di Lavina, perché contrariamente alle altre strade non si sa bene perché dal bivio, dalla 28 all'abitato di Lavina, la strada è rimasta di proprietà comunale, c'è un ponte alto una quindicina di metri, fatto nell'epoca del dopoguerra, negli anni immediatamente prima, e è stato un intervento anche quello lì per il comune abbastanza oneroso, abbastanza pesante. Nell'arco del mandato, oltre quello che è ordinario, che normalmente si muove, siamo riusciti a muovere un
500.000 euro, 500-600 mila euro, che ai tempi attuali per un comune piccolo come il nostro è una cifra importante, perlomeno noi riteniamo tale. Logicamente non ci sono né le risorse né le possibilità di amministrare come si amministrava 15 anni fa, 20 anni fa, i miei primi mandati da sindaco. Cosa è cambiato? È cambiato tanto. È cambiato tanto, tantissimo. Si è stravolto completamente la figura dell'amministratore, del sindaco, in quanto adesso normalmente l'amministratore nei centri piccoli diventa, ci mette la faccia in quanto fa la vece di un esattore, e amministrare, non essendoci risorse, diventa una parola vuota, piena, priva di significati. Le risorse sono sempre più piccole, più esigue, ognuno deve ingegnarsi proprio per cercare di salvaguardare il poco e riuscire a mantenere ancora vivibile la vita della comunità. E noi appunto con l'investimento nell'energia abbiamo cercato di portare avanti un discorso di, oltre che di adeguamento alle leggi, anche di economicità e di risparmio. Logicamente non è che abbiamo avuto investimenti grossissimi, anche perché negli anni precedenti le amministrazioni che ci sono state, i beni, gli stabili comunali, quello che erano da ristrutturare, l'adeguamento dei punti luce, dell'illuminazione pubblica, era stato messo a punto e rifatto. Gli acquedotti, sono 20 anni che il comune investe su fognature e acquedotti, sono pressoché tutto nuovi. I problemi, diciamo, strutturali, sono più che altro, il problema è sulla manutenzione ordinaria, sugli interventi speciali si riesce a fare qualcosa, sul mantenimento, siccome che abbiamo, è più difficile perché poi è continuo. Certo, è continuo, e oltretutto si sono fatti appunti lavoro, strade interpoderali per l'accesso agli acquedotti e agli alpeggi, e poi il mantenerli diventa una cosa impossibile, perché vengono tutti a carico dell'ente, con un numero ridotto di abitanti, di popolazioni, perciò di ingressi di economici, di tasse e di tributi, non si riesce a portare avanti quello che diciamo dovrebbe essere l'attività continua di un amministratore, viene sminuita e quasi manca del tutto. Lo Stato è visto lontano da parte di questi comuni come il vostro? Lo Stato è visto lontano, anche perché quello che ci danno da vedere i media, appunto, i comuni piccoli sembrano un peso per l'Italia. Sembrano i cattivi. Invece, nella realtà, i loro bilanci sono quasi tutti in equilibrio, e non si sia mai sentito parlare di decreto salva Aramo, salva Mendatico, salva Cesio. Si sentono decreti per salvare Roma, Milano, Napoli. Da noi le partecipate non esistono, o sono cose impensabili, e le consulenze, gli studi dati fuori di quello che è l'amministrazione comunale sono cose che non si sono quasi mai realizzati, perlomeno se non c'era proprio l'esigenza per attuare un progetto, che non c'era l'ufficio tecnico, la disponibilità sul posto. Di conseguenza va bene tutto e sta bene tutto quello che succede, però fa male il cuore vedere che a pagare, come sempre, siamo sempre i più piccoli, i più deboli e quei più bistrattati. E l'unione dei comuni è una soluzione? L'unione dei comuni, per conto mio, è nata con dei buoni intenti, è stato un flop, in quanto è nata a seguito della soppressione delle comunità montane, che erano enti già strutturati, con fondo loro, avevano personale e tutto quello che serviva per operare. Alle unioni è stato dato niente, una legge con del personale che non si sa bene staccato come, a far cosa, per chi, in che modo, o perlomeno non si riesce a gestire, a mettere in piedi. Ma non solo da noi in Valle Arosa, penso che sia un problema in tutta Italia, siano eccezioni quelle che riescono a funzionare. Parlavano di razionalizzazione e accorpamento dei servizi, ma noi sono 30 anni che lo facevamo, morivamo già 30 anni fa se non facevamo la raccolta della spazzatura tutti assieme, se non facevamo il trasporto della scuola dell'obbligo coordinati insieme come vallata. E purtroppo la nostra comunità montana, appunto, portava avanti 14 o 15 funzioni e funzionava, che riusciva a portare avanti egregiamente, funzionava. L'unione, nonostante 5 anni fa sembrasse una cosa che dovesse decollare nel giro di pochi mesi, stravolgere tutto, ancora adesso è una cosa più utopica che pratica. Succedono delle cose assurde, le dico una soltanto, che è la più banale magari.
le unioni non riescono ad avere una tesoreria con le banche, come sta succedendo ai comuni, perché nessuna banca, dal momento che non ci sono più interessi con la tesoreria centrale, vuole avere... Non gli conviene prendere la tesoreria di unioni e di comuni. Di conseguenza anche i soldi stanziati per fare le unioni, se sono state accreditate su un conto corrente, gli enti pubblici, l'unione non può spenderli, perché un ente pubblico deve avere una tesoreria, deve poter fare dei mandati, non può fare dei bonifici. Sono cose banali, però sono quelle che appunto danno già un'idea di quelli che sono gli intralci che ci sono su una struttura nuova messa in piedi, forse pensata anche a fin di bene da che però poi non ha gli strumenti pratici. Non ha gli strumenti pratici, non c'è una direttiva univoca e seria, diciamo, capibile per tutti uguale per riuscire a decolare e a partire. Anche perché dovrebbe portare efficienza e risparmio. Noi tutto quello che andiamo a fare insieme, che era previsto nelle mansioni dei comuni, ma non si faceva perché non c'erano casi, non c'era necessità, dovendolo fare in forma associata bisogna contribuire con una parte di risorse, perciò diventa una spesa, e quando le risorse e le entrate sono poche, proprio dovute al basso numero di abitanti, diventa un problema grosso gestire poi il tutto. E beh, sono problemi che dovrebbero essere evitati. Noi siamo sempre dalla parte dei comuni, che sono un vero e grande presidio sul territorio. Insomma, oggi abbiamo scoperto un po' di più il comune di Rezzo. Grazie sindaco per essere stato con noi. Grazie a voi che siete presenti, siete gli unici che ci danno voce, ci danno ancora visibilità, in quanto siete presenti sempre sulle manifestazioni, sui problemi di vallate degli enti. Speriamo che riusciate ad andare avanti e cavarvela meglio dei comuni, perché altrimenti la vedo veramente nera. Assieme andremo avanti tutti, perché non ci ferma nessuno. Grazie di nuovo per essere stato con noi, grazie al pubblico per il cordiale ascolto, appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.